Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui per parlare di iOS 14. Da poco si è conclusa la WWDC 2020 ed Apple ha portato tantissime novità. Vediamo tutto questo ovviamente dopo la sigla. Una delle prime funzioni che è stata introdotta in iOS 14 è che se ci spostiamo verso la destra si aprirà la App Library, che in poche parole contiene tutte quelle applicazioni che abbiamo installato nel nostro telefono e vengono organizzate automaticamente. Quindi, ad esempio, qui abbiamo tutte le utilities, che sono appunto le applicazioni già contenute iOS. Abbiamo lo svago, come può essere App Store, che comunque, anche se già degli iOS, fa parte dello svago, Netflix, Shazam, eccetera. Ci sono tutte queste applicazioni. Poi abbiamo anche appunto questa ricerca in cui è organizzata in ordine alfabetico e possiamo ricercare in modo semplice tutte le applicazioni. Cosa davvero importante è che nella home possiamo anche decidere di appunto nascondere un'applicazione, come in questo caso Shazam. Rimuovi app, fai aggiungi alla libreria, sparirà di qua, però comunque rimarrà sempre nella app library, quindi funzione davvero molto apprezzata e quindi potremo diciamo svuotare un pochino quella che è la home. Poi finalmente vengono aggiunti i widget, che per aggiungerli ci basterà tenere premuto una qualsiasi applicazione, come per diciamo disinstallarla, e ci apparirà qui in alto un più, ci basterà cliccarlo e automaticamente ci verranno dei widget che appunto possiamo inserire nella schermata home. Questo è quello smart, che cambierà automaticamente in base all'orario del giorno e alle nostre abitudini, e per aggiungerlo ci basterà tenere premuto e appunto posizionarlo oppure cliccarci sopra, e poi lui capirà in base all'orario e appunto come utilizziamo il dispositivo, cambierà automaticamente. E come vedete, è appunto qui, e ci sono varie cose che vari widget insieme. Altra cosa importante è che non vanno via dal centro notifiche. Infatti, se facciamo uno swipe verso sinistra, rimangono comunque qui sempre consultabili. Però appunto si possono aggiungere a schermata home, funzione molto apprezzata, già disponibile su iOS da un sacco di tempo. L'unica cosa che mi disturba davvero tanto è che c'è davvero tantissimo spazio tra il widget in sé e le applicazioni. Ad esempio, adesso vabbè che stiamo parlando appunto di un iPhone SE, ma comunque c'è abbastanza spazio. Forse con le prossime beta verrà migliorato, e per me ad esempio la scritta meteo qui poteva appunto anche non esserci. Altra cosa importante sono le chiamate, che finalmente vengono diciamo visualizzate in una modalità compatta. Infatti, come possiamo vedere, rimane lì, e se noi lo portiamo verso l'alto, comunque il telefono continuerà appunto a suonare, ma e qui verrà appunto questo simbolino, ma noi non ci intaccherà tutta la schermata home. Altra cosa davvero molto importante che è stata aggiunta finalmente è il picture in picture. In poche parole, ci basterà appunto aprire un semplice video, e quando apriremo un video a tutto schermo ci apparirà questo tasto qui in alto e ci permetterà di spostarlo nella nostra home oppure nelle varie applicazioni che andremo appunto ad aprire. Adesso farò l'esempio appunto con orologio, e il video ci rimarrà sempre qui in basso e noi potremo appunto farlo partire e sentire nel mentre quello che appunto viene detto. Lo possiamo appunto allargare oppure mettere da parte, ad esempio se è una canzone. Quindi ragazzi, questa cosa è molto importante, perché appunto non serve più la versione Plus di YouTube per avere questa funzione. Infatti, se noi abbiamo l'applicazione di YouTube e spegniamo il nostro e mettiamo e blocchiamo il nostro telefono, ovviamente la musica si stopperà. Un altro aggiornamento davvero importante è Siri. Infatti, se adesso attiveremo l'assistente vocale, ci apparirà semplicemente questo tasto e non più la visualizzazione a tutto schermo. Quindi questa cosa può essere appunto davvero comoda. Siri, che tempo fa oggi? Anche se a me, appunto, come avete visto, non funziona. È stata aggiunta anche una nuova applicazione che si chiama Translate, che appunto per il momento si trova qui, tradotto in italiano si chiama appunto Traduci, che se l'apriremo, come vedete già adesso, ci permetterà di fare
conversazione in tempo reale, quindi parlare con un'altra persona che parla appunto un'altra lingua in tempo reale, funziona senza internet e utilizza, almeno sui telefoni principali, il nuovo appunto chip. Quindi continua, condividi, così appunto miglioriamo. E come potete vedere, le lingue supportate sono appunto queste, si possono appunto, come vedete, scaricare. E qui c'è l'esempio con inglese e spagnolo. Hello. Ecco, come avete visto, mi ha risposto appunto in spagnolo. Sono state anche migliorate le conversazioni su iMessage, ma non ve le posso far vedere perché è l'una e 23 di notte e gli altri stanno dormendo, quindi non so con chi mostrarvela. Però in poche parole si possono ad esempio fissare messaggi e fare tante altre piccole cose. Sono state anche migliorate molte applicazioni, come appunto l'app Wallet, ma anche su Safari si possono aggiungere delle Apple Clip, che sono applicazioni molto light che adesso non vi posso far mostrare perché non ce n'è neanche una. È stato anche migliorato il Meteo e tante altre applicazioni, come ad esempio, non so, l'applicazione Salute, dove è migliorato l'app Sonno, l'app Meteo, che è più completa. Ovviamente c'è di nuovo, come promesso da Apple, il rispetto della privacy. È stata migliorata anche l'applicazione Casa, ma anche se, diciamo, è stata principalmente migliorata e semplificata anche l'applicazione Dov'è, dove appunto anche gli sviluppatori di terze parti possono aggiungere i loro dispositivi. Quindi appunto non uscirà probabilmente un Apple Tag, perché verranno appunto implementati appunto esterni. È stato migliorato anche il voiceover e, cosa veramente importante secondo me, sono le varie animazioni, diciamo, un pochino migliorate e velocizzate, cosa davvero molto importante. Mi sono dimenticato di dirvi che all'inizio che comunque è rimasto il menu Spotlight, che è proprio qui in alto. Lo so ragazzi, le novità che ha portato sono tante e sono davvero molto belle, però ci sono alcune che appunto mancano, come appunto l'Always On Display, che almeno sugli iPhone che hanno lo schermo OLED poteva essere una cosa davvero 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 molto interessante. Quindi ragazzi, fatemi sapere se volete un altro episodio in cui vi parlo delle novità che mancano ad iOS 14, che anche che avevamo appunto visto nei rumors. Spero che apprezziate questo lavoro che ho fatto, perché questa è solo l'introduzione, sono mezzanotte 34 e mi aspetto una nottata di editing e di prove con iOS 14. Poi vedo anche se provarlo sul mio Mac. Io ragazzi appunto spero che vi piaccia questo video e noi ci rivediamo appunto ad un prossimo video.